Oltre Po Voghera, parte la campagna abbonamenti per la stagione calcistica 2016-2017 e se fai l'abbonamento partecipi all'estrazione di un viaggio di 5 giorni per 2 persone. Per informazioni contatta ora il numero 0383 366215 o scrivi a oltrepovogheramarketing@gmail.com. Il dottor Michele Grandi, medico responsabile politico del Movimento Civico l'Italia del Rispetto, si è occupato di denunciare solo un mese fa un preoccupante fenomeno che vede la sempre crescente difficoltà che le classi più deboli della popolazione, in particolare anziani e disabili, riscontrano nel soddisfare le proprie esigenze di salute, riferendosi in particolar modo all'impossibilità da parte delle suddette fasce ad acquistare i farmaci di fascia C, a totale carico del cittadino. Dottor Grandi, buongiorno. Da quando ha avuto modo di confrontarsi con i pazienti? Buongiorno a voi innanzitutto. Da quando è scoppiata questa crisi economica di cui tutti parlano, ho avuto modo di riscontrare anche a livello del mio lavoro quotidiano questo problema che lei ha messo in luce e quindi ho voluto così renderlo pubblico e fare un appello anche alle istituzioni, ecco, perché questa problematica venga risolta. Come responsabile politico del Movimento Civico l'Italia del Rispetto, cosa cercherà di fare per tutti quei pazienti che si sono rivolti a lei in quest'ultimo periodo? Io cercherò di continuare su questa strada, grazie anche al Movimento Civico l'Italia del Rispetto che da sempre è vicino alle problematiche della gente, ecco, continuerò a portare alla luce dell'opinione pubblica e delle istituzioni questo problema e devo dire che quello che ho fatto ha suscitato un notevole apprezzamento da parte delle persone che attraverso email, attraverso telefonate, attraverso i social network mi hanno manifestato il loro apprezzamento e la loro condivisione. Ecco, quindi continuerò su questa strada per dare voce a queste persone che sono quotidianamente assillate da questi problemi. Secondo lei qual è il principale fattore responsabile di questo disagio? Come ho detto prima, la crisi economica, ecco, qui chiaramente le responsabilità sono da ricercarsi a livello un po' globale, ecco, adesso qui le amministrazioni locali non c'entrano, ecco, però visto che c'è la crisi e che questa crisi ha precipitato alcune situazioni che prima erano precarie, ecco, il mio appello a chi amministrerà in futuro Voghera è di occuparsi sempre più di queste cose e non solo, ecco, delle grandi opere che sono sì importanti, però insomma a livello di vita quotidiana sono poco percepite. Ecco, prima ci sono altri problemi che secondo me sono prioritari. Uno di questi problemi è quello di cui abbiamo parlato poco fa. Finita l'estate, parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot@occhiopavese.it. Da settembre riparti con noi, riparti con Occhio Pavese.